Salve a tutti ragazzi, qui è Ade, oggi siamo nella giungla, ma in particolare siamo nel tempio della giungla. Spero di non morire appena inizio video, perché qui mi sono dimenticato di togliere questa piccola pedana della trappola, che il tempio, la prima volta che ci entrate, è pieno zeppo di trappole. State attentissimi a dove mettete i piedi. Perché siamo nel tempio? Siamo nel tempio perché voglio uccidere il golem un'altra volta, perché mi manca un suo drop, che è una particolare, diciamo, pistola, che poi in realtà è un qualcosa del genere mini shark, molto potente, un'arma da fuoco. Per evocare il boss abbiamo bisogno dei wizard qualcosa, che non mi ricordo. Wizard come cazzo si chiama, non mi ricordo. Wizard battery power, un qualcosa del genere, insomma, vedrete a breve se riuscirò a dropparlo. Ho iniziato a registrare da prima perché volevo farvi vedere un po' come il nostro amato tempio. Ovviamente è tutto distrutto e modellato, perché la prima volta che ho sconfitto il boss, beh, anche qui come vedete, la prima volta che ho sconfitto anche la plantera, ho dovuto modellare bene l'area, perché non essendo sicuro di poterla sconfiggere, ho dovuto gestire la situazione al meglio possibile. Noi adesso siamo alla ricerca solo di un wizard power battery, quella roba lì, e dopodiché torneremo a casa, perché l'altare l'abbiamo messo lì, l'abbiamo rubato dal dungeon e l'abbiamo messo lì. Speriamo di droppare tale item il più presto possibile, così non perderemo ulteriore tempo qua in mezzo. Che brutto. Sto martello qui ce lo dropperà sempre il nostro caro golem. Cos'ha di particolare questo martello? Ah, semplice boomerang. No, un boomerang a inseguimento. Molto potente, fa un bel danno, ma un bel danno, un bel danno. Eccola qua, Lizard Power Cell. Fa un bel 45 di danno, anche il nostro... Io, siccome il mio personaggio sarebbe Thor, uso martelli più che altro, più che magie. Le solite magie, il solito maghetto con la Spectre Armor immortale, io preferisco giocare così. Beh, poi anche più... Oh, che culo, ne abbiamo due. Andiamo subito ad evocare i due boss. Sbagliato, eccolo qua, prendiamolo. L'inventario pieno, mannaggia. Vediamo di vendere velocemente qualcosa. Il palladium, già che l'ho visto, non mi serve. Quanto mi dà per il palladium? 8 gold, va benissimo. Questo qua non mi serve, me l'ha droppata sempre plantera, mi ha droppato sta roba. Cazzo è sta roba? Ah, il fiore non mi serve. Eh no, questo qua mi serve. Adesso non tratteremo questo materiale, però questo materiale è molto importante per la precedente corazza, che è la Turtle Armor. Io ovviamente l'ho già evoluta, però adesso non trattiamo questi oggetti in questo video. Vendiamo... Ah, una tartaruga mi ha dato anche un altro Turtle Shell. Demonico, questo qua non mi serve, ce l'ho doppio. Questo qua mi servirà più avanti. K.O. Cannon non mi serve. Siamo pronti, abbiamo liberato un po' di spazio nel nostro inventario. Togliamo anche questo. Prendiamoci l'altare prima che sparisca. Ok, bello, perfetto. Adesso andremo un pochino più lontano da casa mia, perché non vorrei distruggerla. Prima di evocare il boss creerò... Oddio! Ok, almeno così è un po' di regen della vita. Posizioniamo l'altare, evochiamo. Possiamo stare anche fermi, perché il nostro martello ha una velocità di attacco assurda, quindi qualsiasi cosa faremmo non ci beccherà con i pugni, però con il fuoco ci becca. Però non è un grosso problema, perché non è un boss tanto difficile da battere. All'inizio pensavo che non potesse essere evocato all'infuori dal tempio, però mi sbagliavo.
Siccome avevo 6 power cell, se non di più, quindi ho voluto provare. In sé non è un boss molto difficile, perché alla fine basta schivare quei razzi, perché il vero danno sono quei razzi che lancia la testa. Come vedete, il martello del paladino fa un danno abbastanza ampio. Non ci siamo ancora pozzati neanche una volta, ci ha droppato altre... Vediamo se mi ha droppato qualcosa di buono. Sì, eccolo qua. Sì, finalmente. Raga, una vita che volevo. No, è fortissimo. No, che culo. Non ci crederò mai. Cazzo, è l'altare. L'altare lo lasciamo lì un attimo. Vediamo quanti gold ho. 73. Rocket, quanti razzi ho. Questi qua come li ottengo però? No, è da una vita che volevo droppare. Che culo. Vi giuro che sto facendo una fatica immensa. Non riuscivo a dropparlo in nessun modo. Guarda, l'ho droppato in live, in video. Così proprio l'ho droppato. Culo. Deadly. Vediamo. Hasty. Ah, già non abbiamo più gold. Vediamo Hasty cos'ha, speed, vediamo se possiamo vendere qualcosa, sto materiale non posso venderlo perché mi serve, shop, no non posso vendere quella roba lì, non posso, mi serve troppo, vediamo un po' qua, palladium non mi serve più. Sì, palladium possiamo anche venderlo. Vediamo se quanti gold ci facciamo. 31. Forse con 31 gold riusciamo a fare qualcosa, ma non credo. Ovviamente il mio obiettivo è l'Unreal. L'Unreal è l'incantamento più potente per le armi a distanza. Qui c'è il nostro cyborg. Non ho capito bene come faccio ad ottenere le munizioni per tale arma. Forse tramite queste. Mine Lancer, Rocket, Explosive Bolt. Vediamo se tramite gli ultimi oggetti droppati. No, un attimo, tramite questo qua ottengo le munizioni. No. Cazzo, no, servono per il Mega Shark per fare i proiettili per la confusione, se non sbaglio. Adesso non mi ricordo, però devo andare assolutamente a testare tale arma perché... troppo eccitato dalla nuova arma. Il grande dio Thor andò con una velocità assurda. Quest'arma sembra scarsa ma è fortissima. Cioè una delle più forti del gioco, della 1.2 se non sbaglio. Il danno non sembra, cioè non sembra che non faccia un cazzo di danno, ma in realtà con una buona armatura da range fa un danno assurdo, cioè molto potente, fidatevi. Siccome non sono un range, perché è troppo easy giocare mago, range, queste cose qua, io sono preferito fare il melee. Che è quello che rischia di più, quello che non può curarsi, almeno per ora, non so se è possibile, non può curarsi tramite armature strane o roba del genere. Cioè ad esempio la Spectre Armor ti cura tutta la vita quando attacchi, quindi tu uccidi e ti curi. Sembra troppo easy. Curiamoci. Non vogliamo fare il fail proprio ora. Ecco, mi sembrava che mancasse qualcosa. Manca un po' troppa roba. Ecco perché. E che cazzo è questa roba? Ah boh, non so, vabbè. Cosa mi andò? Che cazzo è sta roba? Oddio! Ma cos'è? Ma, cioè, l'ho ucciso più di 6 volte, mi ha droppato principalmente il piccone che volevo, ma sta roba non me l'aveva mai droppata. Che culo. Sono felice di quel che abbiamo ottenuto, devo dire. Ad essere sincero,
Sono contento di quel che abbiamo ottenuto. Vediamo cosa vende. Ah, sta qua la valla, devo prendere già da tempo. Dov'è che si mette? Sì, ovviamente non al posto dello scudo, porca puttana. Vabbè, mettiamo a posto la roba. Oddio, mi stai distruggendo l'inventario. Stai distruggendo tutto. Kimono, ammo box. Niente di utile. Vabbè, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Per il prossimo video non ho idea di cosa fare. No, in realtà un'idea ce l'avrei. Per ora non vi spoilerò niente. Questo qua non ho ancora capito bene a cosa serve. Oh là, ma che effetti ha sta roba? Prima di concludere il video devo fare un piccolo reforge perché danneggia. Oddio. Perfetto. Ma proprio lol. Cioè, ma oddio! Oddio, me l'ha fatta. Ma. Cioè, vabbè, io non ho parole. Oggi il culo è immenso. Cioè, gli altri giorni non droppavo un cazzo dal golem, oggi il culo è immenso. Vabbè, testerò quest'arma. Aspetta, so su chi testarla. Ho un'idea ce l'avrei su chi testarla. Vediamo se troviamo delle arpie. Dovrei trovarle. Un'arpia, solo una mi serve. Voglio vedere se dà qualche debuff particolare, riduce l'armatura. A quanto pare è magica, vediamo. No, non mi sembra che abbia niente di particolare. Beh, concludo qua e noi ci becchiamo al prossimo video.